Il castello di Foglizzo, come lo vediamo oggi, è una dimora da campagna, però era iniziato ad essere usato proprio come una fortezza già in epoca tardo romaica, quindi erano queste mura, la posizione fungeva già da deterrente ai vari possibili invasori. Nonostante questo c'era comunque anche una buona guarnigione di armigeri, anche se queste persone che dovevano portare il paese non erano sempre degli stinchi di santo, come possiamo vedere in una storia che si racconta. Siamo all'inizio del 1300 e c'era questo capo della guarnigione di armigeri che, andando in giro, nota e cade l'occhio questa bellissima ragazza, sua bella del paese, e allora comincia a fare le proprie avance, passare tempo, ma in maniera non proprio simpatica, e quindi la ragazza morigerata, ai tempi non era come oggi in cui non poteva lamentarsi e dire guarda no e no, ma questa signorina era già fidanzata, era andata dal promesso a fargli presente la situazione. E allora il fidanzato è andato a cercare un po' di parlare, spiegare la situazione, non ottenendo gran successo. Infatti il capo degli armigeri se ne è abbastanza fregato, trattando anche un po' da spruffone. Io non è che so chi sono io, probabilmente non ha detto esattamente così. E quindi il ragazzo a un certo punto si è anche un po' arrabbiato, spintonando via di stare alla larga dalla propria fidanzata. Resta il fatto che il capo dei guardie non ha preso proprio benissimo la cosa, quindi nottetempo con alcune guardie è andato e hanno preso e rapito la ragazza portandola al castello. Fidanzato, quando si è reso conto, ha detto cavolo, qua sicuramente solo Pedro che fine ha fatto. Quindi ha radunato tutti gli amici, gli uomini, i lavoratori del paese, che erano in campi, e hanno marciato sul castello per chiedere al capo degli armigeri di rilasciare la ragazza. Guarda, non era intenzionato, ma castello, figurati, lei è mia, quant'altro. Ma la ragazza cosa ha fatto? Approfittando di tutto questo tumulto, è riuscita un attimo a fuggire e rinchiudersi in una stanzina. Quando se n'è accorto, il capo degli armigeri allora si è infuriato, preso un'ascia, quindi immaginati questa scena tipo La Shining, a sfondare la porta per cercare di prendere con la forza la ragazza che stava scappando. Piuttosto che finire in mano di un brutto del genere, meglio a volte. Infatti c'è anche un po' una tradizione qua a Foglizzo di eroine che, piuttosto di scendere a patti, hanno preferito essere vite. Allora quello che ha fatto, vede la finestra e è saltata giù dalla finestra. Fortunatamente non è una storia che è andata male, no? Cavolo, questa martire, perché fortuna vuole che ci fosse delle balle di fieno che servivano ovviamente per foraggiare i cavalli delle guardie del castello, ed è finita sopra, quindi salvandosi la vita. Qui è interessante perché cosa sia successo dopo non è chiarissimo, ci sono un po' di versioni contrastanti. Probabilmente quando c'erano i ragazzi fuori, poi si è riuscita a sfuggire e tornare direttamente a loro. Forse i guardi hanno rincorsa, forse chissà, si narra che ci siano tutti questi tunnel che connettono il castello di Foglizzo con San Giorgio, magari è scappata usando uno di questi.